Una Lombardia dei giovani e per i giovani che dia spazio e opportunità agli under 35 con progetti messi in campo a supporto dei loro percorsi formativi e di integrazione. Una Lombardia che sia a misura di Gens L, la generazione Lombardia. Con questo obiettivo a Milano, a Palazzo Lombardia, si è tenuta una giornata di confronto organizzata dalla sottosegretaria alla presidenza della regione con delega sport e giovani, Lara Magoni, che ha dato spazio ai gruppi di giovani che hanno partecipato ai bandi regionali di La Lombardia e dei Giovani e Giovani Smart e che hanno raccontato le esperienze di condivisione dei progetti realizzati. Una giornata straordinaria perché Regione Lombardia con la legge 4 del 2022 riconosce fondamentale il ruolo dei giovani in Lombardia. Di conseguenza oggi abbiamo accolto qua a Palazzo Lombardia quelle figure istituzionali, cooperative, società sportive, diciamo quel mondo che ha seguito fin da subito tutte progettualità rivolte ai giovani. Abbiamo messo in campo oltre 17 milioni di euro, abbiamo coinvolto oltre 100.000 ragazzi con 300 progetti e altri 600 progetti legati agli oratori. Oratori che per noi sono un luogo fondamentale per i nostri ragazzi e ragazze, ma non solo, luoghi di aggregazione, di inclusione, perché i giovani per noi sono il presente su cui lavorare e naturalmente il futuro. Da una web radio organizzata in collaborazione con il Comune di Cinisello ad un progetto di inclusione dedicato ai giovani sordi fino al progetto Giovani in Cammino realizzato con gli oratori lombardi, sono solo alcuni degli oltre 900 progetti finanziati dalla Regione con l'obiettivo di orientare i giovani e valorizzare ogni percorso di vita. Uno degli antidoti della fuga dei cervelli è proprio far sì che i ragazzi si sentano realizzati a casa loro, nelle loro famiglie, nelle loro terre e che possano essere naturalmente messi al passo con le innovazioni anche tecnologiche, anche digitali, che sono naturalmente negli obiettivi dei loro percorsi futuri, rimanendo in Italia e nello specifico in Lombardia. Penso che questa sia la modalità giusta per poter essere attrattivi.